Benissimo, la volta precedente abbiamo visto insieme. Abbiamo visto insieme una serie di indicazioni per poter migliorare il comportamento a fatica dei nostri manufatti metallici, dove vi ripeto, per comportamento a fatica intendavamo sia proprio le performance a rottura, sostanzialmente l'approccio alla fatica secondo Federer, il pezzo più dura meglio è sostanzialmente, e quindi in qualche modo cercare di ottimizzare tutti quegli aspetti che cercavano di impedire sostanzialmente l'innesco, perché Federer sostanzialmente non vede una propagazione controllata della clicca. Federer, l'approccio alla Federer, vede sostanzialmente un pezzo integro o un pezzo rotto. E poi abbiamo visto anche una serie di indicazioni relative alla gestione della propagazione controllata della clicca durante l'avanzamento a fatica, per esempio attraverso i controlli in esercizio, che ci consentivano sia di identificare l'eventuale presenza di discontinuità inaccettabili, oppure di poter gestire durante la loro propagazione delle cricche che avanzavano ovviamente nel campo controllato, in ambito controllato, senza avanzamenti di tipo catastrofico. Perfetto. La volta scorsa questi filmati non sono partiti, oggi li vediamo insieme. In effetti, cosa ci dicono questi filmati? Questi filmati ci raccontano come funziona la prova di fatica: si monta il provino in una testa d'afferraggio, si fa avanzare con vibrazioni appunto in questa zona qui dove sta montato il provino, questo è lo schema di una macchina, il pezzo si rompe, sul pezzo rotto si possono fare tantissime analisi, vi faccio rivedere il filmato perché forse stavo un po' rapido, l'afferraggio viene appunto viene montato sugli afferraggi, si fa questa prova controllata, questo è lo schema del punto di una macchina, e prova controllata ormai normalmente attraverso un computer, in realtà già solo fino a 15 anni fa in realtà la macchina riusciva a imporre solamente un carico massimo e un carico minimo, e le misure andavano fatte a occhio, cioè c'era un microscopio che scorreva su una guida e uno si seguiva la cricca con dei traguardi fatti per esempio con impronte di durezza, con dei segni, con dei graffi sulla superficie, cioè un modo per indicare l'avanzamento stesso, per poter controllare l'avanzamento stesso. Sulla superficie, sul pezzo rotto, quello che vedete qui, questo è un normezzo provino CT fratturato a fatica ad esempio, noi possiamo fare una serie di controlli, per esempio andare a osservare al microscopio elettronico a scansione le superfici di frattura. Il microscopio elettronico a scansione, vi ricordo, essere un oggetto in grado di effettuare osservazioni con grandi ingrandimenti, elevati ingrandimenti, per dire col microscopio ottico, l'ottico utilizza la luce come mezzo per poter osservare, c'è proprio un limite fisico all'ingrandimento per cui si può andare a circa 1000-1200 ingrandimenti al massimo. Con il microscopio elettronico a scansione si riescono a fare ottime foto, dipende da quello che si sta osservando, anche a 5000 per, 10000 per, a priori può andare fino a 100000 per come ingrandimenti, anche se in realtà non sono questi i campi di normale utilizzo. Per andare a ingrandimenti così spinti ed avere comunque risoluzione nella foto, la risoluzione, sapete, è la capacità di distinguere due oggetti molto avvicinati tra di loro, ci sono poi altri microscopi elettronici a scansione per trasmissione in cui il fascio elettronico passa attraverso il provino stesso. In questo caso invece abbiamo fatto un'altra procedura, e cioè dal nostro provino abbiamo prelevato un frammento e abbiamo fatto una sezione longitudinale, e poi abbiamo fatto un'ulteriore cosa che è stata quella di osservare l'intera propagazione della cricca raccordandola con l'avanzamento. Se questo che vedete qua è l'apice dell'intaglio meccanico, notate appunto quanto è arrotondato, quello che voi osservate normalmente con un apice molto avulso, con un ingrandimento, questo è circa un 200 per, si vede appunto che la fresa che ha fatto il taglio ha uno spessore finito e quindi il taglio non è assolutamente aguzzo, ma è anzi piuttosto arrotondato. Per questo motivo, per esempio, in una prova di tenacità noi abbiamo l'esigenza di dover effettuare poi un pre-criccaggio a fatica, perché l'intaglio entro certi limiti non è mai una cricca. Dico questo entro certi limiti perché in realtà l'intaglio può in realtà a volte essere definibile come cricca a seconda che il materiale sia molto fragile o meno. Se un materiale è molto fragile, anche un intaglio meccanico può essere assimilabile a una cricca. Se il materiale invece è piuttosto tenace, serve un raggio di intaglio molto più acuto, e quindi un intaglio meccanico non è assolutamente accettabile. Vediamo che possiamo raccordare, se questa è la curva di avanzamento della cricca, l'andamento del profilo, e osserviamo, magari qui in questo modo così veloce un po' non è troppo facile da osservare, osserviamo che forti discontinuità nel profilo del nostro provino corrispondono a punti di oscillazione più violenti nella curva di Assolute della delta kappa, il che vuol dire che cosa? Che laddove abbiamo a che fare con una rugosità più elevata abbiamo momenti di
abbassamento del DEA sud N, questo vi ricordo è DEA sud N delta K, questa parte invece di rottura di schianto, dove il pezzo ormai è rotto, abbiamo comunque proseguito nel fare le foto, e vi dicevo appunto, ripartendo con il filmato, che laddove abbiamo oscillazioni più violente, abbiamo, specialmente la parte verso il basso, abbiamo abbassamenti, dove abbiamo oscillazioni più violenti della DEA sud N sostanzialmente, abbiamo rugosità più elevate. La rugosità in qualche modo del nostro provino aumenta, protegge in qualche modo il nostro pezzo abbassandone un po' la velocità. È uno di quelli che vengono chiamati appunto effetti di chiusura, cioè il provino nel richiudersi, nell'oscillazione, la cricca nel richiudersi, non può richiudersi completamente perché trova una rugosità della superficie molto più elevata e il delta K che sta realmente agendo è un po' più basso. In realtà di effetti di chiusura ce ne sono diversi altri, ad esempio la presenza di ossidi sulla superficie, la presenza di un'elevata plasticizzazione, ma questo se vorrete lo vedrete in altri corsi più avanti. Questo sono appunto l'elenco delle indicazioni che possono essere date per migliorare la resistenza alla fatica. Notate che dico sempre in maniera molto attenta se sto parlando di resistenza a fatica oppure resistenza alla propagazione della cricca di fatica, perché in un caso sto presupponendo di procedere secondo l'approccio Averer, cioè il pezzo è integro o rotto, nel secondo caso parto dal presupposto di osservare un eventuale avanzamento della cricca e di poterlo controllare, ovviamente finché non arrivano delle condizioni di avanzamento così spinte che il pezzo si rompe di schianto, come abbiamo visto per esempio con le superfici di frattura quando andammo appunto a vedere qualche slide precedente appunto l'eventuale rottura ad esempio con propagazione e poi rottura di schianto perché la sezione resistente era diventata troppo bassa e l'intensificazione degli sforzi conseguente alla presenza della cricca era diventata troppo critica. Domande su per quanto riguarda la resistenza a fatica dei materiali metallici? Bene, ah prego. Voce così? La cosa c'era una differenza tra indurimento e indurimento. Sì, beh, sono due cose sostanzialmente diverse, anche se poi se le va con un durometro e va a misurare un pezzo incrudito lo trova indurito. Ma in realtà l'indurimento è un processo nel quale lei per qualche motivo aumenta la durezza del suo pezzo, per esempio attraverso un incrudimento, perché l'incrudimento di fondo è un meccanismo di cui lei eleva notevolmente la densità delle dislocazioni, quindi se le va poi a misurare lei avrà una maggiore resistenza alla penetrazione del durometro, del penetratore durante la prova di durezza, quindi trova una durezza più alta. Ma in realtà lo può avere un indurimento anche dovuto a precipitazioni di particelle intermetalliche, lo può avere un indurimento a seguito di trattamenti termochimici di diffusione tipo cementazione, nitrurazione che vedremo più avanti nel corso con dettaglio. Quindi in realtà un eventuale indurimento conseguente all'incrudimento è osservabile, ma l'incrudimento e l'indurimento sono due fenomeni completamente differenti. Che in parte poi si sovrappongono come effetti macroscopici, cioè entrambi portano a una durezza maggiore, ma i meccanismi microscopici possono essere notevolmente differenti. Ok? Altre domande? Benissimo, ultimo meccanismo di danneggiamento che andiamo a osservare in questo corso, attenzione non è l'ultimo meccanismo che possiamo avere in campo industriale, qui vi ho fatto solo una rapida carrellata, ma appunto poi in altri corsi più avanzati dove avrete maggiori basi potremo approfondire molto di più e i meccanismi di danneggiamento, come si studiano e come si affrontano poi in campo industriale, qui in qualche modo vi ho dato una carrellata in modo tale che voi durante il vostro corso di ingegneria meccanica ancora il primo anno possiate avere dei riferimenti un po' più solidi rispetto a piccole e povere esperienze quotidiane. Un meccanismo, vi dicevo, che può essere assolutamente molto pericoloso è quello del cosiddetto scorrimento viscoso. Lo scorrimento viscoso, lo troviamo lì come definizione, è un fenomeno di deformazione continuamente crescente nel tempo con un carico che resta costante nel tempo. Detta così non è completa in realtà perché c'è un altro parametro fondamentale che è la temperatura. Ciò avviene a una temperatura che per acciai, per metalli, scusatemi, di utilizzo industriale è normalmente più elevata della temperatura ambiente. In questo caso ho dovuto usare questa parentesi un po' complicata perché in effetti la temperatura alla quale può aver luogo lo scorrimento viscoso dipende dalla lega che stiamo considerando. Ci sono leghe per le quali lo scorrimento viscoso è un problema anche a temperatura ambiente, ma è chiaro che non sono leghe con le quali voi potreste costruire un palazzo sostanzialmente, o potreste costruire un motore, o potreste costruire un basamento per un motore, è chiaro, non fareste mai un palazzo in piombo perché il piombo ha una temperatura di
scorrimento viscoso, il temperatura all'inizio di ricerca di scorrimento viscoso assolutamente bassa e quindi assolutamente inaccettabile. I principali meccanismi sono legati di danneggiamento fondamentalmente al processo di includimento e di ricristallizzazione. Perché? Beh, abbiamo una sollecitazione meccanica più o meno intensa, vedremo fra un po' quanto è questa importante, e abbiamo una temperatura più o meno elevata. Voi sapete già che quando abbiamo una sollecitazione meccanica al di sopra dell'R con E, abbiamo sostanzialmente un problema di includimento. Quindi quel processo di moltiplicazione, movimento di movimentazione delle dislocazioni, dislocazioni durante il processo di includimento possono arrivare ad avere una densità anche 1000 volte superiore rispetto al pezzo di partenza, e la ricristallizzazione, che è quel meccanismo di rigenerazione della grana cristallina che abbiamo osservato, per esempio, quando abbiamo visto quel pezzo includito, vi ricordate, molto deformato, riscaldando rigenerava la sua grana cristallina facendo nucleare nuovi grani della stessa fase in corrispondenza ai punti più deformati, che erano tipicamente i bordi grano o zone in cui la presenza delle sigma era per qualche motivo più forte. Vediamo che a seconda della temperatura alla quale ci troviamo abbiamo meccanismi di danneggiamento differenziati. Lì vediamo uno schema, vi ripeto, questo è un approccio molto schematico ancora, lo scorrimento viscoso si merita un approccio un po' più dettagliato, anche vedremo appunto in corsi più avanzati. Slittamento piani cristallografici con movimento delle dislocazioni, aumentando la temperatura cominciano a formarsi sottograni, o addirittura per temperature molto elevate, un meccanismo che non abbiamo mai osservato ancora, perché appunto non c'erano le condizioni fisico-meccaniche perché potesse avere luogo, lo scorrimento del bordo dei grani. Cioè addirittura per temperature molto elevate ciascun grano si comporta in modo, non dico distaccato rispetto agli altri, ma comunque in maniera differenziata rispetto agli altri, e i bordi grano diventano delle zone di scorrimento, delle zone in cui possiamo avere addirittura formazione di microvuoti. Quindi si perde addirittura completamente quella condizione che abbiamo visto come fondamentale nel caso della prova di trazione, del fatto che il volume utile dovesse rimanere costante durante il processo di deformazione. È chiaro che cosa? Che, e lo vediamo lì a fianco, la struttura che ci offre maggiore resistenza meccanica nelle varie condizioni di prova è differente a seconda della temperatura alla quale stiamo svolgendo la prova di scorrimento viscoso, o nel caso di un esercizio, il nostro esercizio, che so, palette per turbine ad esempio. Benissimo, vediamo che per temperature più basse la microstruttura migliore resta quella che abbiamo già visto nella normale prova di trazione, ovvero grana fine. Nella temperatura più basse resta fondamentale come meccanismo di danneggiamento quello legato al movimento delle dislocazioni, e noi sappiamo perfettamente che un ottimo blocco per le dislocazioni è il bordo grano. Non è un blocco completo, alcune dislocazioni riescono pure a saltare il bordo grano, ma in qualche modo è un ostacolo molto efficace, e quindi noi riusciamo sicuramente, aumentando la densità di bordi grano, quindi se aumentiamo la densità di bordi grano vuol dire che diminuiamo la dimensione media del grano, riusciamo ad avere una elevata, ma una maggiore resistenza. Cosa non più vera, ed è l'unico caso che osserveremo in questo corso, laddove la temperatura inizia ad essere troppo elevata. Quando la temperatura è molto elevata, notate che non vi sto ancora dicendo 350 gradi, 400 gradi, qui siamo ancora in un campo in cui lavoriamo su tutto il panorama possibile delle leghe metalliche, ferrose e non ferrose, quindi non riesco a darvi dei numeri, i numeri li vediamo fra qualche istante. Vi dicevo, per temperature comunque molto elevate, più elevate, abbiamo che il meccanismo fondamentale di danneggiamento è quello di scorrimento dei bordi grano l'uno sull'altro, addirittura con formazioni di microvuoti piuttosto evidenti, e abbiamo certamente il fatto che il meccanismo legato alle dislocazioni diventa assolutamente secondario, e quindi meno bordi grano abbiamo meglio è, perché meno bordi grano abbiamo meglio, perché meglio è, perché non abbiamo meno siti in cui possiamo avere lo scorrimento di un grano sull'altro. Quindi una morfologia, una microstruttura con pochi grani, addirittura un solo grano, quindi abbiamo oggetti fatti da un solo grano, può essere ottimale. Come facciamo a definire alta temperatura o bassa? Notate che già su questo ci siamo focalizzati quando parlammo della temperatura sulla temperatura di lavorazione a caldo o a freddo. Quando definimmo caldo o freddo, in quel caso ci basammo sulla definizione della temperatura di ricristallizzazione e definimmo come lavorazione a freddo una temperatura che avveniva al di sotto della temperatura di ricristallizzazione, come lavorazione a caldo una lavorazione che avveniva
a una temperatura superiore alla temperatura di ricristallizzazione, dove per temperatura di ricristallizzazione intendavamo quella temperatura per la quale si aveva una completa rigenerazione della granella cristallina in un'ora. Bene, nel caso dello scorrimento viscoso si deve definire una nuova scala di temperature, che per carità non è niente di particolare, ma in realtà è una scala che dipende dalla lega che stiamo considerando. Una scala che appunto viene definita come temperatura omologa del metallo, tipo NO, che è definita come il rapporto fra la temperatura alla quale si trova il nostro metallo e la sua temperatura di fusione, entrambi espresse in Kelvin. Notate questo dettaglio che è fondamentale, perché se esprimete il rapporto in altre scale, per esempio Celsius, ottenete altri numeri, d'accordo? Quindi è fondamentale anzitutto lavorare in Kelvin e quindi definire questo rapporto in base appunto al riferimento rispetto alla temperatura di fusione. Badate a questo punto che 250 gradi, per esempio, possono essere una temperatura più o meno pericolosa a seconda delle che stiamo considerando. Tipicamente lo scorrimento viscoso inizia ad attivarsi per temperature omologhe superiori a circa 0,4-0,5, abbiamo dei casi in cui c'è anche lo 0,3 può diventare pericoloso, altri casi andiamo più su 0,4-0,5. Come si fa la prova? La prova concettualmente è abbastanza semplice. Si prende un sistema molto simile alla prova di trazione, anzi addirittura non c'è neanche bisogno di un pistone che si muova e applichi il carico, perché io prendo il mio provino, come vedete è molto simile al provino di trazione, gli applico un peso costante sotto, quindi lo appendo sostanzialmente, e misuro le sue deformazioni nel tempo. Se ciò avviene per esempio in un acciaio, non c'è nessun motivo per cui questa deformazione proceda nel tempo. L'acciaio ha una temperatura omologa a temperatura ambiente molto bassa. Fate un attimo due conti. Ipotesi di temperatura omologa di 300 gradi Kelvin, scusate, 300 Kelvin, non 300 gradi Kelvin. L'acciaio fonde per esempio a 1500 gradi centigradi, quindi diciamo 1700 Kelvin. 300 Kelvin fratto 1700 Kelvin siamo parecchio al di sotto di 0,3. D'accordo? Quindi la temperatura ambiente per un acciaio non è preoccupante per quanto riguarda lo scorrimento viscoso. Per dare problemi di scorrimento viscoso serve un forno. Immaginate qua una sorta di cilindro riscaldante con cui voi riuscite a gestire la temperatura. Attenzione che non è così banale. Perché non è così banale? Perché c'è un altro effetto che appunto messa con questa struttura sperimentale non è gestito, mentre invece è fondamentale gestirlo, che è l'aspetto ossidativo. Cioè noi andando a 600 gradi, a 700 gradi, a 800 gradi stiamo anche modificando l'aggressività dell'ambiente esterno. Chi ha avuto problemi con la propria marmitta dell'automobile lo sa perfettamente, una marmitta quando è rotta è sfaldata, ma la marmitta di fondo non è che viene sollecitata meccanicamente in modo particolarmente pesante. Lì c'è un ambiente più o meno aggressivo che va a lavorare e a sfaldare appunto il metallo che costituisce la vostra marmitta. Quindi l'ossidazione, cioè il fenomeno per il quale gas caldi riescono a interagire con la superficie del metallo e a aggredirla, è un fenomeno a volte assolutamente preoccupante. Quindi con questa situazione sperimentale voi non la state gestendo. Per esempio potreste chiudere il tutto e magari metterlo in argon. Argon è un gas nobile, ricordate cosa sono i gas nobili? Sono quelli che hanno il guscio esterno di elettroni assolutamente completo, elio, neon, argon, critton, xenon, radon, per cui è la sequenza, sono quei gas che non hanno capacità di aggredire nulla, non vengono a interagire con l'ambiente e quindi possono essere utilizzati per ottenere un ambiente sostanzialmente neutro, togliere il problema dell'ossidazione e avere un processo di danneggiamento solo legato alla, chiamiamola trazione, all'applicazione di un carico costante a temperatura più o meno elevata. Se prendiamo appunto questa struttura sperimentale e magari riusciamo a misurare l'allungamento nel tempo di questo oggetto, osserveremo un grafico di questo tipo qua. Notate che se non ci fosse il fornetto intorno, qui il nostro grafico deformazione-tempo non sarebbe altro che una linea costante all'infinito. Perché dico una linea costante? Beh, non vi scordate che avremo sempre la deformazione iniziale legata al carico applicato. Deformazione potrebbe essere una deformazione elastica, potrebbe essere una deformazione plastica, dipende da quanto è pesante il carico che stiamo dando al nostro oggetto. Vediamo che questa deformazione ha un andamento abbastanza particolare, potremmo dire anche in questo caso abbastanza sigmoidale, cioè questa sorta di S che si sviluppa, e vediamo che questo andamento può essere suddiviso in tre zone sostanzialmente: uno scorrimento con grande fantasia primario, uno secondario, uno terziario.
Vediamo subito quello secondario. Quello secondario e quello centrale, il tratto centrale. In questo caso da A a B, vi focalizzo questo diagramma ancora, sempre un epsilon tempo, ma in realtà questo diagramma può essere interpretato e commentato in parallelo a un secondo diagramma, epsilon punto tempo. Chi è epsilon punto? È un modo diverso di scrivere da epsilon su dt, cioè in pratica punto per punto è la tangente nel nostro diagramma epsilon punto, questo diagramma che sta qui sotto, cioè è la derivata nel tempo della nostra deformazione. Vediamo che il tratto a pendenza costante nel diagramma epsilon t, qui diventa un tratto a epsilon punto costante, è l'intervallo, che poi quello è normalmente più di maggior durata, quindi di maggior interesse, in cui abbiamo una velocità di deformazione costante dovuta al fatto che i due processi di incrudimento e ricristallizzazione, che sono i due processi concorrenti in questo meccanismo, sono sostanzialmente all'equilibrio. È chiaro che quanto più è alto o è bassa la temperatura, quanto più è alto o è basso il carico, tanto più un processo o l'altro sarà più importante. Faccio subito un caso: se nel caso precedente invece di questo carico applicato ne applico il doppio, il meccanismo di incrudimento diventerà molto più importante, non il doppio chiaramente, ma diventerà molto più importante rispetto al caso osservato. Nel caso dello scorrimento primario, il processo di incrudimento diviene è più importante, ma va a calare più o meno nel tempo, e quindi abbiamo una diminuzione della velocità di grip. Nello scorrimento terziario abbiamo invece che si attivano nuovi meccanismi di deformazione, inclusa la formazione di microfessure con deformazione localizzata a bordo grano, e il pezzo si rompe, perde consistenza, non vale più addirittura il fatto che il nostro oggetto sia a volume costante perché si formano i microvuoti dentro, quindi non è più un volume costante. Questo diagramma è un diagramma valido per temperatura e carico applicato costante. Vi ricordo ancora una volta la geometria sperimentale che stiamo utilizzando, scusate, ovvero temperatura costante che stiamo controllando, carico costante, quindi T e sigma costanti. Se applichiamo nel caso di sigma uguale costante, noi abbiamo che temperature differenziate al crescere della temperatura un secondario diventa sempre meno importante e rotture che avvengono per tempi sempre più ridotti. Se invece svolgiamo le nostre prove tempo, stavolta a temperatura uguale a costante, quindi sigma variabili, e questa qua è la sigma crescente, osserviamo anche qui al crescere di sigma a temperatura costante un innalzamento di curva epsilon. Notate che in questo caso per sigma 1, sigma 2, sigma 3, dove sigma 1 è minore di sigma 2, minore di sigma 3, osserviamo che la deformazione iniziale è ovviamente crescente al crescere sigma applicata. In quest'altro caso invece c'è una piccola differenza, molto più ridotta rispetto a quest'altro caso, dove invece appunto applicazioni di carico più elevate comportano incrementi della deformazione molto più importanti all'inizio. Anche qui abbiamo un andamento simile con dei rate differenziate a seconda di come stiamo incrementando il nostro carico. Domande fin qui? Prego. Ma comunque dov'è la sigma costante? Cioè quelle là sono tre curve comunque, no? Sì. Ma in ogni curva la temperatura è costante. In ogni curva la temperatura è costante, guardi, qui è tipo 1, con 2, con 3, dove t con 1 è minore di t con 2 è minore di t con 3. Guardate, questo tipo di parametrizzazione è una parametrizzazione molto utilizzata nelle scienze applicate sostanzialmente, quando voi avete un fenomeno, qui avete dei fenomeni in cui ci sono diversi parametri che intervengono, la epsilon, epsilon punto, la temperatura, la sigma, il tempo, e per poterli rappresentare in maniera bidimensionale dovete fondamentalmente bloccarne alcuni.
Qui in questo caso, per esempio, avete bloccato la sigma, o in quest'altro caso, analogamente, bloccato la temperatura, ma chiaramente per rappresentarlo dovete avere costante anche la temperatura. È chiaro, è un'approssimazione rispetto alla reale fenomenologia in campo industriale, in campo pratico, perché in campo pratico non è che sta sempre alla stessa temperatura costante, non state neanche mai in ambiente assolutamente inerte, per esempio, altra difficoltà. È chiaro, qui stiamo cercando di caratterizzare il comportamento, e quando voi cercate di modellizzare qualche cosa dovete semplificare sempre. È chiaro poi con tutti i limiti della modellizzazione, insomma, d'accordo? Quindi è chiaro quel discorso, sì, certamente a temperatura costante, e questa è una parametrizzazione per rappresentare l'influenza del parametro a temperatura, ovviamente a sigma costante. Prego. Nel primo caso ha detto che la sigma incostante significa che per ogni prova diversa, temperatura diversa, sia sempre lo stesso peso applicato. Sì, esattamente. Viceversa, lì, in questo caso qua, lei ha la stessa temperatura nel fornetto, nel forno che sta utilizzando, e applica via via carichi crescenti. È chiaro che cambia, ogni prova viene fatta con un provino differente. Questo è banale, ma è tutto di nato, insomma. Rotto il provino, finisce lì, insomma. Prego. Allora, abbiamo detto uno scorrimento viscoso. Quindi è praticamente legato allo spostamento dei grani, cioè la parte, diciamo, più critica, quella o in corrispondenza della fine della prova, oppure quella che ha luogo per temperature più elevate, è fondamentalmente legata allo scorrimento di un grano sull'altro, ovviamente nel punto di interfaccia che sono i bordi grani. Quindi è questo l'effetto negativo dello scorrimento viscoso, oppure ci sono... In che senso, aspetta? Cioè, allora, perché si va a vedere, cioè, si fa questa prova? Beh, perché, guardi, allora le faccio subito, lo scorrimento viscoso è divenuto un problema enorme a partire sempre dalla Seconda Guerra Mondiale. Guardate, un discrimine molto forte nella tecnologia applicata in campo materialistico, sicuramente è la Seconda Guerra Mondiale, dove hanno iniziato a funzionare centrali e impianti tipo nucleare, e turbine a gas, che sostanzialmente prima non avevano grandi utilizzi, anzi erano solamente a scopo solo sperimentale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'applicazione di turbine a gas, ad esempio in campo aeronautico, è diventata una costante, prima in campo militare e poi in campo anche civile. E considerate le temperature proprio della turbina a gas, nel pomeriggio vi farò vedere qualche paletta di turbina a gas con differenti grani cristallini, lì in quel caso i grani li vediamo a occhio nudo, anzi vi farò vedere anche una turbina con un singolo grano, perché appunto sarà possibile osservare queste palette che hanno appunto una microstruttura assolutamente regolata e gestita già durante proprio la fase di produzione. E quindi, cioè, può essere anche un vantaggio quello di... Di avere pochi grani? Sì, vabbè, nel senso, allora, perché noi abbiamo visto che l'incrudimento, sì, quindi aumenta la resistenza del pezzo. Sì, però attenzione, le ricordo, questo però non l'abbiamo visto a lezione, se lei prende un pezzo incrudito, mi dà la possibilità di dire qualche cosa che in effetti durante la prova di trazione non abbiamo visto. Vi ricordate la semplicissima sigma epsilon, d'accordo? Vi ricordate, vi ho raccontato, la curva completa è questa: se io prendo un pezzo, lo carico fin qui e lo scarico e poi gli riapplico il carico, il fatto di averlo includito mi comporta un limite elastico che risale fino a qui. E quindi ho guadagnato in resistenza meccanica, sostanzialmente. Attenzione, il guadagno lo pago in che cosa? Lo pago nel fatto che io prima qui avevo una duttilità grossa così e qua mi diventa più piccola, d'accordo? Però ho incrementato notevolmente l'R con S, chiamiamolo così, non ho più l'osservamento con caduta di carico, certi meccanismi sono addormentati, non esistono più, perché sono già tutti sviluppati, ed ho questo valore come limite per la mia applicazione. Che succede se il pezzo includito, prima di ricaricarlo, per esempio lo riscaldo un po', mi ricompare un'altra volta il mio snervamento? Cioè, se io riscaldo un pezzo includito, io riesco, per motivi termici, a rimodificare la configurazione delle dislocazioni che ho ottenuto. Si attiva una serie di processi che qui purtroppo non possiamo raccontare per motivi un po' temporali, un po' perché ci sono dei concetti che voi non conoscete, ma comunque in pratica, tanto per farla breve, l'enorme densità di dislocazione ottenuta con la deformazione plastica, riscaldando il pezzo, si abbassa. La configurazione altamente deformata delle dislocazioni si modifica, va verso livelli energetici più bassi e
in pratica, se io riscaldo il pezzo per tempi abbastanza lunghi, ritorno ad avere il pezzo in condizione originaria. D'accordo? Quindi per questo appunto il processo, l'incrudimento è un meccanismo di rafforzamento che è utile a temperature non elevate, perché se io poi vado a riscaldare nuovamente, attivo dei processi diffusivi, vi ricordate la diffusione? In pratica giocando sulla diffusione io faccio ritornare il pezzo in condizione originaria, trascurando il meccanismo fra l'altro di eventuale ricristallizzazione, cioè anche lì comportando, vi ricordo la ricristallizzazione non è un meccanismo che si forma e poi una volta ricristallizzato si blocca, se io continuo a riscaldare mi si ingrossano i grani e addirittura posso avere addirittura valori più bassi di questo, perché un grano grosso a temperatura bassa, a temperatura ambiente, è una cosa assolutamente negativa, perché non possiamo certamente utilizzarlo. I pezzi, le palette di turbina che andremo a vedere oggi pomeriggio come pezzetti, ma comunque che possiamo già vedere qui come problemi che vengono ad essere affrontati, sono un oggetto che deve essere solo ed esclusivamente utilizzato ad alta temperatura. Se per qualche motivo è utilizzato a bassa temperatura, rompete tutto, perché quella paletta, che funziona molto bene ad alta temperatura, a bassa temperatura la resistenza meccanica è scarsissima. Perché? Perché non ha quei blocchi costituiti da grani cristallini, in quanto sono state ottimizzate, in quanto sono state progettate per funzionare ad elevata temperatura. D'accordo? Ma sì, sì, no, quindi volevo capire soltanto, questo quindi ci permette di lavorare i pezzi a seconda delle temperature a cui dobbiamo utilizzare. No, attenzione, sulla lavorazione è un problema ancora differente. Perché? Cioè nel senso di gestire. Allora, l'esercizio di un materiale è una cosa, la sua lavorazione è un'altra. Noi quando vogliamo esercire un materiale lo dobbiamo ottimizzare per le condizioni di utilizzo. Quando dobbiamo lavorarlo, sostanzialmente lo vogliamo nelle condizioni, tra virgolette, peggiori possibili, elevatissima duttilità, bassa durezza, eccetera, perché così noi spendiamo meno energia e meno sforzo per deformarlo. D'accordo? Io intendevo lavorare nel senso... Farlo utilizzare. Sì. L'esercizio di un materiale, questo è il termine esatto, l'esercizio di un materiale chiaramente deve essere customizzato a seconda delle sue condizioni di utilizzo. Condizioni di utilizzo che sono chiaramente gli sforzi applicati, e attenzione, avete già capito, la loro redistribuzione del pezzo stesso, non basta sapere quali sono le forze esterne, bisogna sapere come queste forze esterne si redistribuiscono nel pezzo e come interagiscono tutte quelle parti, quelle zone geometriche particolari, chiavette, fori, tagli, varie modifiche che portano il pezzo a non essere un cilindro perfetto, ma ad avere tutta una serie di modifiche della forma. Immaginate solamente la forma di una parete di turbina, quanto è strana, svergolata, un po' particolare per far sì che il flusso del fluido abbia il maggior rendimento possibile. E poi non ci scordiamo che un pezzo stesso, anche se avesse la forma del cilindro perfetto, quindi forma semplicissima, all'interno ha tutti quei difetti microscopici, a volte anche macroscopici, che comunque comportano la redistribuzione delle sollecitazioni. In pratica noi, nelle condizioni ideali di una propria iterazione, in realtà non ci stiamo mai. Perché noi un pezzo realmente isotropo, realmente omogeneo, realmente semplice e realmente, tipo ad esempio un cilindro, e realmente in grado di essere sollecitato in maniera estremamente semplice, non è mai verificato. Però anche quella, come torniamo al discorso di prima, è un'approssimazione necessaria per avere un modello in grado di poter aiutarci a interpretare la realtà del nostro pezzo stesso. Qui noi vediamo appunto una paletta di turbina a vari gradi di ingrandimento. Questa è la turbina di per sé, addirittura che vediamo tutte le palette messe in serie, possono essere anche piuttosto grandi le turbine, questo non imparerete nei corsi di macchina, eccetera. Qui vediamo un approccio un po' più macroscopico, un po' più microscopico rispetto al precedente, ma comunque sempre abbastanza macro. Cioè vedete, questo marker è 200 micron, 200 micron vuol dire 0,2 mm, non è un ingrandimento particolarmente spinto. E qui vediamo una zona di questa paletta osservata a un ingrandimento più alto, qui il marker da 1 micron, per cui è un bel ingrandimento abbastanza efficace. Osserviamo che cosa? Le cavità che ci avevamo detto prima, e poi una cosa che potrebbe essere un problema, e cioè eventuale presenza di carburi. I carburi sono tipicamente delle particelle non metalliche, tipo ad esempio N23C6, dovremmo possiamo intendere per esempio cromo, ferro, molibdeno, 23C6, sono particelle non metalliche, ci sono di altri tipi, N7C3 se non ricordo male, dove appunto M possono essere sempre elementi carburigeni, cioè in grado di formare carburi all'interno ad esempio di un acciaio, quindi in questo caso presumibilmente potrebbe essere, nel caso una paletta invece una lega base nickel, ma i problemi sono sempre abbastanza analoghi.
Questo è importante perché? Perché questi carburi potrebbero non essere presenti nel mio metallo durante la lavorazione e la posa in opera, ma formarsi durante il suo esercizio. Cioè, quello che voglio dirvi è una cosa piuttosto importante, e cioè che anche se noi stiamo gestendo il nostro metallo in condizioni di totale inerzia dell'ambiente, quindi solo temperatura alta, non vuol dire che questo nostro metallo non possa subire una serie di trasformazioni interne dovute al fatto che potrebbe non essere particolarmente stabile. Insomma, il mio metallo durante l'esercizio non solo ha i problemi di danneggiamento legato allo scorrimento viscoso, ma può subire, non detto che succeda, ma può avvenire questo fatto, una serie di trasformazioni microstrutturali con precipitazione di carburi, nitruri, particelle intermetalliche, seconde fasi, eccetera, che ne modificano nel tempo il comportamento meccanico e quindi ne limitano ulteriormente l'utilizzabilità. Benissimo, mi dica. No, a proposito dei grafi, quelli alla lavagna, cioè non so adesso, sarà che la precisione non è, però praticamente questi qua fanno vedere che l'effetto sia a temperatura costante che a sigma costante è quasi uguale. Insomma, così mi grafi, ci ho azzeccato una volta tanto, una volta tanto ci ho preso, non mi riesce praticamente mai. No, vabbè, forse non avevo interpretato bene, però... No, dica. Qua cambia il punto. Il punto è esattamente quello che ho fatto. Sì, va bene. No, nel senso, allora qui ho esaltato in qualche modo il fatto che lavorando a temperatura costante, che il grafico lì a destra, una volta tanto mi è venuto, e lavorando per carichi crescenti, per sigma, per carichi applicati sul pezzo crescenti, ho una deformazione iniziale differenziata in maniera molto più importante in questo caso qui. Guardate, anche in questo caso qui avviene, però è meno evidente. Vi faccio un esempio stupidissimo, ma che è abbastanza importante. Se andiamo a vedere, per esempio, sempre sulla curva sigma epsilon, quella che noi conosciamo già dalla prova di trazione, se facessimo prove di trazione, attenzione, una cosa diversa, non è una prova di scorrimento viscoso, facciamo prova di trazione a temperature differenti, quindi vuol dire tutto il carico si applica, non più in modo costante. Se vediamo T con 1, T con 2 e T con 3, dove T con 1 è maggiore di T con 2 maggiore di T con 3, a carico costante noi avremo anche qui deformazioni crescenti, ma l'evoluzione, questo perché ricordate che il modulo di Young diminuiva con la temperatura applicata, però il ratio con cui ciò avviene è meno evidente delle modifiche indotte sulla curva epsilon tempo nel diagramma epsilon tempo a temperatura costante o sigma costante. Per questo diciamo che qui si fanno partire apparentemente tutti dallo stesso livello di deformazione. In realtà già da solo da questo commento qui, la sigma epsilon per temperature differenziate, vediamo che in effetti alla stessa sigma corrisponderebbero epsilon iniziale differenziale. D'accordo? Però diciamo che io lì vi ho reso la cosa molto evidente, quando in realtà così evidente non è. Dica. Se il modulo di Younger riduce la temperatura, dovremmo avere una tipo 3 maggiore. La deformazione dovrebbe essere maggiore. Sì, scusatemi, avete ragione. Sì, con uno minore ti accorto per carità di Dio. Sì. Stavo al contrario. Per cui diciamo che questo qua è perfettamente ragione. Scusate questo errore, ma ovviamente dalla temperatura ambiente, aumentando la temperatura, si abbassa. Si abbassa la pendenza del nostro oggetto, d'accordo? Vi dicevo. Tutto ciò che in qualche modo rallenta, ostacola la restaurazione, cioè ostacola il processo di spostamento del bordigrano, che tende in qualche modo ad abbassare i valori di R con M, R con E, eccetera, e favorisce la resistenza allo scorrimento viscoso. La gestione del reticolo cristallino è fondamentale. I reticoli cristallini hanno, a parte quelle differenze geometriche che abbiamo visto, nel dettaglio i 14 reticoli di Bravais, hanno anche densità differenti di dislocazioni e chiamiamolo a forma differente di dislocazioni. Faccio un esempio stupido, ad esempio, differenziando il cubico corpo centrato dal cubico facce centrate, vi ricordate la dislocazione induceva uno stato di deformazione al suo intorno che era di compressione e di trazione a seconda di dove guardavamo, per esempio la nostra dislocazione a spigolo. Benissimo,
Nel caso delle dislocazioni all'interno di un reticolo pubblico facile entrate, si dice che la dislocazione è fra virgolette larga, cioè questo stato di deformazione tende ad essere piuttosto esteso, mentre invece nel caso del cubico corpo centrato si dice che è sempre fra virgolette stretta, cioè la deformazione è più concentrata in una zona ristretta dello spazio intorno alla dislocazione. Di converso, la densità di dislocazioni, tipicamente il cubico corpo centrato, è più elevata che il cubico faccia entrate. Tutti questi aspetti comportano il fatto che, ad esempio, il cubico faccia entrate, ma anche l'esagonale compatta, che vi ricordo essere reticoli cristallini caratterizzati da un'analoga densità nello spazio, sono strutture desiderate, e infatti le leghe ad alta temperatura sono cubiche facce entrate. Le leghe a base nickel sono tutte cubiche facce entrate, perché il nickel è un elemento che scoprirete più avanti che vuol dire, fortemente gammaggio, che favorisce la solidificazione e nel raffreddamento la formazione di un reticolo cubico facce entrate. La presenza di precipitati stabili termicamente, questo è un altro aspetto microstrutturale assolutamente desiderato, perché il precipitato è un ostacolo al movimento dei bordi grano. Attenzione, è un ostacolo a seconda della sua morfologia, non tutti i precipitati hanno questo tipo di approccio, questo tipo di effetto, perché devono essere comunque ben distribuiti, devono essere molto piccoli, devono avere delle caratteristiche morfologiche ben precise. Ma se siamo riusciti a ottenere un metallo con precipitati, con caratteristiche morfologiche ottimali e stabili termicamente, cioè che non riescono a, per esempio, conglomerarsi insieme, agglomerarsi, unirsi insieme a formare precipitati più grossi, che non si dissolvono, perché non è che il precipitato sia stabile sempre, riscaldando potrebbe ridissolversi nel suo pezzo, l'M23C6 per esempio potrebbe portare di nuovo in soluzione il carbonio e il metallo, il cromo, il ferro, il molibdeno, e ridissolversi all'interno del nostro pezzo stesso, quindi deve essere stabile termicamente. Questi sono aspetti che certamente aiutano la resistenza allo sferimento viscoso. L'ultimo aspetto fondamentale è quello relativo ai bordi grano, infatti per le temperature più spinte certamente la scelta di strutture a grana orientata o più performanti ancora con un unico grano sono quelle che hanno la possibilità di offrire resistenze più elevate. Lo vedremo oggi pomeriggio con tre oggetti, alcuni a grana epiastica o un oggetto a grana unidirezionale, ma attenzione, non sarà necessario avere il microscopio, li vediamo a occhio nudo, perché vedrete comunque che anche quella grana epiastica, cioè grani rotondeggianti, saranno grani macroscopici, circa un centimetro di dimensioni medie, d'accordo? Quindi grani molto grossi rispetto a quelli molto piccoli che possiamo osservare al microscopio ottico oppure ancora al microscopio elettronico a scansione. Oppure vedremo ancora una paletta che sarà costituita da un solo grano cristallino, un intero oggetto costituito da un solo grano cristallino. Ancora vediamo un aspetto di danneggiamento che in realtà è di tale problematicità quotidiana che sembrerebbe addirittura il primo problema tecnologico affrontato dall'essere umano nel tempo. Sono stati rilevati da scavi archeologici degli oggetti in cui erano stati presi accorgimenti, per esempio per evitare che un mozzo intorno alla ruota subisse eccessiva usura, ad esempio. Sono stati trovati degli accorgimenti atti appunto finalizzati a ridurre l'usura dei materiali utilizzati per determinate applicazioni. L'usura in pratica è quel meccanismo di danneggiamento che si ha tutte quelle volte in cui abbiamo superfici a contatto, magari con carico applicato, con strisciamento relativo fra di loro sostanzialmente. Consiste in una progressiva asportazione di metallo dalla superficie e possiamo avere differenti meccanismi. Il primo per esempio è la cosiddetta usura adesiva, si hanno delle locali saldature in corrispondenza delle asperità superficiali e possiamo distinguere usura leggera oppure forte, che vuol dire non è che il pezzo si salda localmente in modo molto forte, ma in effetti succede questo, e cioè avendo a che fare con oggetti reali, l'oggetto reale è caratterizzato da una sua determinata rugosità. Una rugosità vuol dire che cosa? Che se io sto pensando di applicare un carico di 100 kg su una superficie di 1 m² e credo quindi di avere una pressione di 100 kg, 1000 N diviso 1 m², in realtà i reali punti di contatto non sono l'intera superficie, ma solo i picchi, diciamo, della mia rugosità che sta realmente agendo. Essendo quindi la reale superficie di contatto molto più ridotta della superficie di contatto, chiamiamola apparente, io avrò problemi appunto ad esempio di possibile
micro saldature localizzate, il pezzo in realtà si stacca, se lo vedete non è che è saldato fisicamente, ma localmente abbiamo questo tipo di problema. La distinzione in usura leggera o usura forte in cosa consiste? Beh, nel caso in cui questa micro saldatura localizzata si distacchi in conseguenza del punto di saldatura, quella sarà cosiddetta usura leggera, perché non avrò enormi perdite di materiale fra i due materiali messi a contatto. Nel caso in cui invece il ponte che si forma comporta una saldatura fra i due metalli con caratteristiche meccaniche superiori rispetto ai due metalli base, in quel caso il distacco può comportare su uno dei due metalli, tipicamente quello più tenero, danneggiamento molto molto spinto. Usura abrasiva. L'usura abrasiva si ha tutte quelle volte nelle quali c'è un contatto di particelle strane e dure fra le due superfici a contatto, sabbia ad esempio, d'accordo? Della sabbia posta all'interno del contatto fra due materiali metallici può portare ad asportazioni molto pesanti e a danneggiamento molto molto forte. Usura corrosiva. L'usura corrosiva si ha tutte quelle volte nelle quali esiste un fluido, anche blandamente aggressivo, quindi non particolarmente aggressivo, che possa interagire in questo contatto fra le due superfici e portare appunto un contributo corrosivo al processo di usura. Usura erosiva si ha tutte quelle volte in cui c'è appunto erosione, che può essere appunto legato a una sorta di bombardamento di particelle durante, immaginate, acqua di mare con sabbia per esempio, insomma, che possa portare a dilavare sulla superficie asportando micro pezzettini, vedete qua in questo schema la nostra superficie, e quindi modificare la morfologia. Vi ricordo che una modifica della morfologia, che di per sé può portare a perdite in massa molto ridotte, in realtà può portare poi a un decremento anche molto spinto delle prestazioni meccaniche, per esempio per fatica. Vi ricordate, per fatica avevamo detto che un'ottimizzazione possibile era quella di rendere a specchio la nostra superficie del pezzo. Chiaramente un'usura di qualsiasi tipo sia comporta una modifica della superficie del nostro metallo e quindi un potenziale abbassamento, ad esempio, della resistenza a fatica, perché la nostra superficie non è più a specchio ma diventa più o meno danneggiata e quindi suscettibile di innescare, laddove c'è stato questo attacco di usura, una, per esempio, cricca di fatica che va a propagare all'interno del pezzo stesso. Usura per fatica, laddove abbiamo appunto problemi di usura insieme a sollecitazioni variabili nel tempo, quindi ripetute nel tempo, e quindi tutti aspetti che possono interagire con il pezzo stesso, che sostanzialmente riguardano delle aggressioni non corrosive, o almeno non completamente corrosive, della superficie stessa, ma che chiaramente poi, unitamente alle sollecitazioni proprie del pezzo in esercizio, possono poi evolvere con rotture del pezzo stesso per i casi più svariati che abbiamo visto in questo corso. Quando abbiamo visto per esempio le prove a fatica, quando abbiamo visto insieme alcuni aspetti relativi ai danneggiamenti più o meno interni del nostro metallo, abbiamo detto che le cricche, che appunto ne abbiamo visto di semplici, cioè affioranti, chiaramente visibili all'esterno, ma che abbiamo visto essere anche potenzialmente anche solamente interne, sono delle discontinuità che, se presenti, non necessariamente richiedono la messa fuori servizio del manufatto metallico. Se conosciamo la legge costitutiva del metallo, se conosciamo il comportamento della cricca in quel metallo, possiamo tentare di continuare a esercitare il metallo in condizioni di relativa sicurezza. È chiaro che è fondamentale poter caratterizzare appieno quella discontinuità o quelle discontinuità presenti in materiale metallico o quei difetti eventualmente presenti. I controlli possono essere utilizzati, qua c'è una breve lista, ma insomma non è assolutamente esaustiva, è solo una sorta di sommario molto breve. Possono essere di tipo radiografico, gamma grafico, ultrasuoni, controlli magnetoscopici, correnti indotte, limiti penetranti, ma infiniti altri. Radiografico, gamma grafico, neutronografico sono controlli che sostanzialmente sono molto simili come procedura a quelli che chi di voi si è rotto qualche cosa avrà fatto presso un ospedale. Quando vi rompete un braccio andate, fate la radiografia, osservate la parte più, chiamiamola densa rispetto alla parte meno densa, la polpa che vi riguarda, vedete l'ossettino rotto, perché appunto c'è la possibilità di osservare l'interno del braccio grazie a questa differenza piuttosto netta di densità fra l'osso e la polpa, il materiale, la carne che avete, con cui avete a che fare.
nel caso di materiali metallici la cosa è leggermente diversa, perché lì forse è un po' l'opposto rispetto al vostro braccio. Nel vostro braccio osservavate la parte più densa rispetto alla parte meno densa, la carne sostanzialmente è meno densa rispetto all'osso. Nel caso del materiale metallico invece, ad esempio, una radiografia può rilevare la presenza di inclusioni non metalliche che sono sostanzialmente meno dense del metallo stesso. La radiografia può permettervi di evidenziare la presenza di micropori che, essendo del vuoto, è chiaramente meno denso rispetto al materiale metallico stesso. Quindi in qualche modo si va a osservare in questo caso un po' l'opposto rispetto a quello che osservate nella radiografia. Ma la procedura è assolutamente molto molto simile e le finalità sono le stesse, identiche. Costa, ecco, la cosa, il dettaglio che voglio dirvi, che costa fare questi controlli non distruttivi, costa via via, nel caso di un controllo neutronografico, ho utilizzato un fascio di neutroni che va a incidere sul materiale metallico, gli fa una sorta di foto all'interno del pezzo, dove avere a che fare, dove avere disponibile o un sorgente di californio o un reattore nucleare. Esistono i reattori per questo tipo di attività, ma capite bene che affittarsi un reattore per fare questo tipo di misura è costoso, perché non è assolutamente banale. Se fanno una radiografia e vi serve una camera secondo lo standard anche di sicurezza, perché è banale ma è piuttosto pericoloso usare raggi X. Raggi X e raggi gamma sono sostanzialmente la stessa cosa, ecco, questo è un piccolo dettaglio che forse va detto. Sono entrambe radiazioni elettromagnetiche, la differenza è sostanzialmente dovuta al fatto che i raggi X sono generati per trasmutazioni di tipo atomico, cioè passaggi di livello energetico di elettroni. I raggi gamma invece sono trasmutazioni di tipo nucleare e quindi di per sé sono caratterizzati da una maggiore energia, per cui sostanzialmente sempre di radiazioni elettromagnetiche si tratta, ma nel caso gamma sono un po' più energetiche del caso X e quindi, essendo più energetiche, riescono ad andare un po' più in profondità, quindi riescono a fare analisi su spessori un po' più elevati. Liquidi penetranti sono altre procedure di analisi, sono quelle forse più utilizzate sostanzialmente, in cui praticamente utilizzate un liquido penetrante, cioè un liquido in grado di penetrare all'interno di eventuali discontinuità superficiali, poi con degli sviluppatori, sono delle polveri sostanzialmente, le spargete sopra il vostro oggetto, asciugate, levate tutto e laddove avete delle discontinuità superficiali c'è un accumulo di questo sviluppatore che vi evidenzia, normalmente di colore tra l'altro abbastanza evidente rispetto alla base del metallo, che vi evidenzia queste eventuali discontinuità. Quindi insomma sono procedure di analisi più o meno approfondite, più o meno costose e più o meno importanti anche dal punto di vista economico. Le approfondiremo appunto anche questi in altri corsi, perché in questo corso dobbiamo dare delle basi di metallurgia abbastanza più basilari, insomma più fondamentali. E non è finito, ci provate? C'è 20, a voglia ancora un pochino, qualcosina dovremo andare a raccontare. Se non ci sono domande per quanto riguarda la lezione svolta fino a questo momento, andiamo a raccontare un po' come noi riusciamo a ottenere materiali metallici in condizioni più o meno di utilizzo. Perché facciamo questo? In realtà noi qui faremo una specie di carrellata molto rapida tra stamattina e oggi pomeriggio, faremo una carrellata piuttosto rapida, ma non è tanto per lo scopo di vessarvi a livello di esame, non è quello l'obiettivo, ma capendo la procedura di produzione, ad esempio della ghisa e dell'acciaio, riusciamo a capire la sorgente di moltissimi dei difetti che abbiamo detto e a volte capiamo anche come cercare di eliminarli e in che fase riuscirli a scremare. La metallurgia estrattiva si occupa dei processi, diciamo, di estrazione, cioè dalla materia prima che abbiamo a disposizione ottenere il materiale nella forma ridotta, il materiale nella forma metallica. Capiamoci, nell'origine, all'alba dei tempi, i nostri progenitori certamente queste procedure non le avevano affatto a disposizione. Loro avevano a disposizione rame nativo, sostanzialmente, quindi pagliuzze di rame o oggetti di rame metallico abbastanza dimensioni molto ridotte. Avevano a disposizione delle pepite d'oro molto piccole, qui facevano piccoli oggetti di ornamentali sostanzialmente. Avevano a disposizione ferro meteorico, per cui c'erano questi oggetti di materiale metallico, vi ripeto, e quindi diciamo che
i primissimi approcci alla metallurgia, più che di metallurgia estrattiva, potremmo parlare di trasformazione, cioè si trasformavano oggetti metallici nativi. Quando parliamo nativo vuol dire un metallo sotto forma metallica che non ha bisogno dei processi di riduzione, d'accordo? E quindi era, fra virgolette, piuttosto semplice. Molto più complicato fu quando questo materiale nativo era molto ridotto in quantità e quindi divenne più difficile trovarlo, e quando fu necessario ridurre dalle forme ossidate o quant'altro disponibili, comunque non metalliche, in forma metallica il nostro materiale metallico. Guardate qua quanto costa in termini energetici ridurre dell'alluminio, del rame, del ferro, del magnesio, del titanio, partendo da minerale, cioè da quello che ottenete dalla miniera letteralmente, oppure, ed è questa la forma, diciamo, un po' più moderna di metallurgia estrattiva, da una fonte un po' bizzarra che è quella del rottame. Lo sapete già che, insomma, esiste un mercato del rottame assolutamente di grande dignità economica e che, vedete, permette dei risparmi produttivi pazzeschi. Cioè, guardate qua quanto costa meno produrre da rottame o da minerale. Va da sé che la disponibilità di rottame non è infinita, va da sé che il rottame permette un controllo relativo della vostra composizione chimica. Vi faccio un esempio su tutti perché è molto evidente. L'acciaio prodotto oggi è un acciaio che ha un tenore di rame interno più elevato rispetto all'acciaio prodotto 80 anni fa, perché 80 anni fa la produzione era prevalentemente da minerale, attualmente nel tempo si è andato sempre più affermando la produzione da rottame. Voi capite bene che però i rottami, per quanto uno possa togliere fili di rame, cavetterie e compagnia bella, rimane sempre qualcosa dentro, e nel tempo il rame è andato via via sempre più inquinando l'acciaio prodotto, d'accordo? Quindi questo graduale incremento di rame all'interno del materiale metallico base ferro, diciamo che fino a certi tenori potrebbe anche addirittura dare un qualcosa in più di resistenza alla corrosione atmosferica, però già si sa che oltre un certo limite non si può andare perché si abbassa notevolmente la tenacità del nostro oggetto. Per cui diciamo che questo può essere un problema. In qualche modo il controllo della composizione chimica del rottame è un aspetto fondamentale del processo produttivo da rottame, ed è un processo che può essere controllato entro certi limiti. Quindi non si può adottare, nonostante i grandi vantaggi, ad esempio energetici, ma non si può adottare completamente la produzione da rottame, a parte che non è disponibile in quantità sufficiente. Okay? Anche perché appunto ci sono problemi piuttosto importanti di controllo della composizione chimica. Per quanto riguarda gli elementi di lega disponibili sul pianeta Terra, qui ne vediamo alcuni che sono quelli forse di maggiore interesse nel caso dell'acciaio. L'acciaio, come sapete già, è una lega a base ferro, costituita da ferro, carbonio, il carbonio ci sta sempre, e poi altri elementi di lega. Qui vediamo i più importanti: cromo, nickel, vanadio, molibdeno, cobalto, tungsteno. Questa slide ormai ha qualche anno, non sono riuscito a trovare delle informazioni un po' più recenti, ma quello che è interessante di questa slide, al di là del valore numerico che vi prego di non imparare perché non vi serve assolutamente a niente, ma capire il fatto che la distribuzione sul pianeta Terra delle risorse minerali non è assolutamente omogenea. Abbiamo paesi che hanno un sostanziale monopolio della produzione, ad esempio, vediamo qui il cromo, sostanzialmente due o tre paesi hanno disponibile del cromo sul loro territorio, paesi che hanno disponibile nickel, e la storia divertente è quella del titanio, non so se è nella lista, no, non è nella lista, è un pettegolezzo sul titanio abbastanza divertente, perché il titanio è un elemento che ha delle caratteristiche meccaniche molto particolari, ha ottime proprietà meccaniche, se ovviamente messo con elementi di lega un po' particolari, permette di costruire oggetti leggeri a grandi prestazioni, per esempio la classe tifone dei sottomarini nucleari russi è integralmente in titanio, quindi costi veramente elevati. C'era un aereo americano che era totalmente in titanio, ma in pratica l'Unione Sovietica deteneva negli anni 60 il monopolio della produzione del titanio stesso, e ci fu la CIA che si inventò una serie di aziende parallele per poter acquistare titanio dall'Unione Sovietica e costruire un aereo che avesse prestazioni assolutamente molto molto elevate. Insomma, quindi capite bene che detenere il più o meno monopolio di alcuni elementi di lega è fondamentale poi per poter anche esercitare aspetti economici e chiamiamoli strategici di interesse diciamo alternativo rispetto alla metallurgia. Questa storia del titanio è anche abbastanza divertente. Le tonnellate sono assolutamente fuori, non sono, le tonnellate qui raccontate sono ormai assolutamente non più aggiornate. Vediamo qua, in questo momento lo vediamo in questa visione sinottica, poi interrompiamo la lezione e continuiamo nel pomeriggio, come
è costituita per grandi linee la filiera produttiva dell'acciaio. La filiera produttiva dell'acciaio, vi ricordo, si parte, partiamo dalla miniera, materiale ferroso a base ferro, sostanzialmente ossidi. Dobbiamo produrre prima una lega ad alto tenore di carbonio, che si chiama ghisa. Poi, da questa ghisa, ottenere mediante processi ossidativi, otteniamo dell'acciaio a tenore di meno contratto di carbonio. In tutta questa sequenza, oltre a fare questi processi di prima riduzione e poi ossidazione, dovremo anche fare dei processi finalizzati sia a eliminare tutti quanti gli elementi indesiderati, e ce ne sono, sia ad aggiungere gli elementi di lega che noi vogliamo per poter indurre nella nostra lega proprietà meccaniche, fisiche, chimiche, corrosionistiche desiderate per quella determinata applicazione. Capite bene quindi che il processo, che noi qui vedremo in forma semplificata, in realtà è assolutamente molto complicato, anzi nel racconto che vi farò ci saranno notevoli inesattezze, perché io cerco di darvi un quadro d'insieme, ma in realtà poter descrivere la fine nel dettaglio richiederebbe 80-100 ore, perché le complicazioni che sono legate sono veramente infinite. Però noi qui cerchiamo di dare una visione d'insieme e partiamo dalla cokeria e dalla miniera. Cokeria è quella struttura industriale che produce carbon coke, che è un carbone a una elevata reattività chimica. Si passa nell'alto forno, al di fuori del quale, alto forno è un forno molto alto, nome nomen in questo caso, strutture che possono arrivare a 60-70 metri di altezza come dimensioni, è assolutamente impressionanti. Da questo alto forno esce fuori una ghisaccia, quando uso il dispregiativo a riguardo, perché sostanzialmente ha un molto sporca, assolutamente, però è già materiale metallico, d'accordo? Quindi dall'alto forno entra materiale non metallico e attraverso dei processi che vedremo nel dettaglio esce materiale metallico. Poi andiamo a fare dei processi di riduzione finalizzati a ottenere l'acciaio, dove appunto l'acciaio è una lega a base ferro con un tenore ridotto di carbonio, ridotto quanto lo vedremo durante il corso, e poi con dei processi di colata in lingotto, anche se non viene quasi più utilizzato, o continua, e i processi di trasformazione andiamo a ottenere i semilavorati, che poi sono quelli che sono alla base dei processi produttivi del nostro, produttivi industriali di maggior interesse. Ci sono domande? Prego. Dove vengono utilizzati i rifiuti che vengono scartati dalla rivendita? Quali rifiuti? Per esempio, l'alto forno produce quantità enormi di loppa. La loppa è un inerte sostanzialmente, vedremo più avanti che vuol dire. In realtà è un materiale non metallico, poroso, sostanzialmente nei sistemi produttivi un po' più virtuosi ci si fanno per esempio gli inerti che servono per coibentare le case, ad esempio, anche se è leggermente radioattivo, questo non dovrei registrarlo. Leggerissimamente radioattivo lo è, insomma, ma come radioattivo il tufo, sostanzialmente, il tufo è radioattivo. Chi ha una bella cantina in tufo va dentro e si fa un bel irraggiamento, perché il tufo è ricco di radone, il radio è radioattivo sostanzialmente, insomma, quindi questo inerte è meno radioattivo del tufo sicuramente, però venendo dal carbonio, il carbonio è, insomma, il carbone ha gas radioattivo all'interno, insomma, è assolutamente, se vi fate una casa coibentata, insomma, quello per esempio potrebbe essere un modo per poter riutilizzare questo sistema. Guardate, una cosa che va detta subito, senza iniziare ora la parte del dettaglio: tutta la filiera dell'acciaio è una filiera assolutamente estremamente inquinante, è una filiera che richiede enormi spazi, è una filiera che richiede anche enormi spazi solo per fare magazzino. Cioè, quando qui andiamo a vedere l'alto forno, a monte abbiamo bisogno di ettari ed ettari per avere il carbone, per avere tutti i materiali di ingresso, di miniere, eccetera, perché serve una grande, è una struttura che ha bisogno, che è caratterizzata da un'enorme inerzia. Vi faccio un esempio: l'alto forno, una volta acceso, per 6-7 anni non può essere spento. L'operatore di alto forno non può scioperare, perché altrimenti l'alto forno, poi una cosa che vi rimane è smontarlo e buttarlo, e capite bene, una struttura alta, 60-70 metri, insomma, dismetterla prima del tempo è veramente una cosa che non è veramente il caso a livello industriale. Quindi nel caso dell'alto forno, l'eventuale gestione dello sciopero prevede un rallentamento della sua marcia, casomai, ma già vi assicuro che il rallentamento e la rimessa in funzione dell'alto forno richiede delle inerzie temporali nelle quali voi avete giorni per poter cambiare la marcia dell'alto forno e per poterlo riattivare. Se volete modificare la composizione chimica dell'uscita di una ghisa,
La modifica a monte si è fatta qualche giorno prima, perché il tempo di trasformazione dell'uscita del prodotto ha un'inerzia molto molto spinta rispetto a quella che voi potreste aspettarvi da un qualunque altro processo. Se producete gelati, sapete già che cambiando la mescola che fa il cioccolato, il prodotto diventa differente. In questo caso invece ciò avviene con inerzie molto 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 più lunghe, e quindi capite bene la difficoltà nel gestire. Non sapete mai cosa state facendo con dettaglio, se non quando forse magari è troppo tardi, insomma. D'accordo? La quantità di materiale che si viene a movimentare è enorme. Volevo deve passare il messaggio che l'inquinamento, la contaminazione che si ha con un sito di questo tipo è enorme. Insomma, potete metterci i filtri che vi pare, potete metterci ciò che vi pare, ma qui servono quantità enormi di acqua, per esempio, e quindi deve essere vicino al mare o a fiumi sostanzialmente. Avete enormi esigenze, cioè enormi problemi di inquinamento atmosferico, per esempio, e quindi questo è anche un grosso problema. Quindi le piogge acide conseguenti alla quantità enorme di fumi emessi da queste strutture, insomma, inquinano, oggettivamente inquinano. Si possono fare alcune cose per evitare al massimo eccessivo inquinamento, ma sostanzialmente roba inquinante, e la quantità di materie mosse è enorme, per cui o vicinissimi ai siti produttivi, caso tipico, vi ripeto, per esempio un sito produttivo conosciuto nel dettaglio io, era quello in Repubblica Ceca, dove appunto c'era una zona in particolare a ridosso della confine con la Polonia che produce acciaio da 200 anni. Quelli appunto 200 anni fa, in mezzo all'Europa certamente non era il sito più opportuno per portarci una nave, insomma, e, perché proprio una zona che manca proprio il fiume anche, quindi. Però appunto c'era una produzione locale di carbone molto spinta, il ferro non era neanche tanto lontano e quindi localmente hanno prodotto alcuni fermi altoforni, insomma, sostanzialmente dell'europeo. D'accordo? Altre domande?